Siamo a Milo, ci troviamo a 700 metri sul versante est del vulcano, abbiamo di fronte il mare e dal mare riceviamo il grande vantaggio di questo territorio, la brezza costante che si può sentire e vedere tutto il giorno, tutti i giorni, che ci aiuta a proteggere le uve quando durante, subito dopo le piogge, asciuga l'eccesso di umidità che rimane vicino ai grappoli e vicino alle foglie. Siamo in biologico certificato dal 1989, ancora in Italia non esistevano certificazioni, il primo nostro ente di certificazione era francese, Nature in Progress, ora siamo con Ecogruppo. Però qui produrre in biologico è realmente possibile, ci sono tutte le condizioni climatiche, ambientali, di suolo, ovviamente le varietà da sempre coltivate in questa zona, che rendono possibile questa coltivazione e rendono anche possibile con interventi tecnologici minimi la corretta trasformazione in vino. La nostra azienda ha tanta storia, produciamo dal 1727, la data più antica certa che abbiamo certificata. Oggi io rappresento la decima generazione, quindi tanta storia, tanta responsabilità che sento tutta, però è un lavoro bellissimo, sono anche l'enologo dell'azienda, quindi mi occupo della produzione, tutto quello che accade in vigna, con i collaboratori e tutto quello che accade ovviamente in cantina. Questa cantina è stata costruita a fine 800, primi 900, le botti grandi sono tutte quante in castagno dell'Etna, ormai fanno parte di quello che è il museo dell'azienda, hanno un valore storico per noi ma anche per il territorio etneo. È una cantina innovativa perché presenta due linee di grandi botti, una a destra e una a sinistra di questo corridoio centrale, pensate per due linee di vinificazione. Le botti qui di fronte sono tutte quante destinate alla produzione del vino bianco, mentre le botti alle mie spalle erano destinate alla produzione di vino rosso. Era una grande innovazione all'epoca perché prima, in tutto il territorio di Milo, come in gran parte dei territori importanti d'Italia, le vigne venivano coltivate insieme, vitigni bianchi e vitigni a bacca rossa, per essere raccolte e fare vino, non bianco, non rosso, ma vino. Era ovviamente un rosato carico, un rosso molto più scarico di come lo conosciamo oggi, ma veniva mescolato tutto quanto insieme, veniva già coltivato in vigna tutto insieme. Qui per la prima volta è stata razionalizzata la vinificazione dell'uva bianca in maniera separata e quindi possiamo dire qui che nasce l'Etna bianco e l'Etna bianco superiore. Proprio a Milo, la percentuale di uva bianca era maggiore rispetto a quella rossa, a differenza di altre zone del territorio etneo, perché qui a Milo il Caricante, ma l'uva bianca e il Caricante in particolare, danno delle particolari condizioni, riescono a maturare anche con condizioni più difficili, qua piove di più, ma come dicevo prima abbiamo il grande vantaggio della ventilazione che ci arriva dal mare e quindi qui a Milo le condizioni per la produzione del bianco sono veramente particolari. Tante aziende dell'Etna e non oggi stanno comprando un pezzettino di terra o un piccolo vigneto a Milo per la produzione del bianco superiore. Il castagno oggi lo continuiamo ad utilizzare ancora in piccole botti da circa 500 litri, sono botti in castagno dell'Etna, abbiamo provato diversi legni, rovere francese, rovere americano. Abbiamo verificato che quello che funziona meglio è il castagno dell'Etna. Funziona meglio perché stabilizza il colore meglio di tutti gli altri legni, dà un'intensità colorante migliore rispetto a tutti gli altri legni e dal mio punto di vista, questa è una connotazione ovviamente personale, aggiunge identità al territorio. Per fare un vino che sia veramente etneo, dal mio punto di vista è anche corretto utilizzare un legno che non solo viene coltivato sull'Etna, ma che da sempre nel territorio etneo viene utilizzato e avendo verificato che funziona bene, possiamo continuare ad utilizzarlo. In questo territorio il Caricante, quindi l'Etna Bianco, l'Etna Bianco Superiore, regala dei vini che sono veramente freschi, ma soprattutto eleganti. La caratteristica fondamentale di questo territorio è data proprio dalla vicinanza col mare
dell'avere alle spalle il massiccio vulcanico di 3.300 metri. Queste condizioni così particolari creano una zona super ventilata con tanta pioggia, però, quindi vini freschi, molto acidi, la grande presenza di acidità dà quella sensazione di minerale, che è un termine controverso ma che si accompagna sempre ad un'elevata acidità. E sono vini che possono vivere veramente, veramente a lungo. Abbiamo infatti dei pH molto molto bassi e questo predispone, ovviamente crea già un potenziale di affinamento. E da un punto di vista aromatico abbiamo visto che il vino si arricchisce anno per anno di aromi. Noi garantiamo che nei prossimi 10 anni, da quando li mettiamo in commercio, i vini saranno ogni anno più buoni. Ecco, quindi non è una garanzia di bevibilità, ma è la garanzia che se conservati nelle condizioni corrette, il vino ogni anno si arricchisce di qualcosa e soprattutto sicuramente di fascino.